Ti do il benvenuto a Flamenco Chiavi in Mano. Oggi parliamo di alcuni esempi e commenti sulla salita del cante. Nello scorso podcast abbiamo fatto un'analisi teorica, diciamo, di che cosa sia la salita del cante. Riflettiamo quindi su alcuni esempi relativi a salidas del cante che utilizzano l'aieo. Che cos'è l'aieo? È l'utilizzo del suono ai o i per introdurre il cante. Viene chiamato anche quejío, quejarse significa lamentarsi. Ovviamente non si può che partire da una voce importante e toccante come quella di Camarón de la Isla. In questa Sicilia, Camarón percorre un quejío, appunto un lamento, molto tradizionale, ma anche innovativo, perché lui comunque faceva tutto davvero con il cuore e davvero con il suo sentire. Perciò non si omologava ad un format precostituito, non aveva studiato in un'accademia dove gli dicevano che cosa era giusto e che cosa era sbagliato. Il suo flamenco veniva sempre dalla sua esperienza di vita e in questo quejío por Sicilia lo sentiamo benissimo. Il quejío tipicamente por Sicilia viene introdotto con tiri 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 e poi subito ai ai. Questo tiri tiri aiuta probabilmente a dare quella forza d'impatto drammatica, perché la Sicilia è un cante molto drammatico, molto lirico, molto espressivo, e quindi anche la sua introduzione parte proprio con una drammaticità incredibile. Che il cante por Sicilia sia sicuramente un cante molto antico, che risale proprio alla notte dei tempi, si sente tantissimo, ed in effetti nel quejío viene ripercorso in realtà l'iter delle note fondamentali di questo incredibile palo flamenco, e si sente tantissimo quindi la scala musicale di base, la scala flamenca e la cadenza andalusa, in particolare questa discesa di toni dal più acuto al più grave, si sente davvero tanto ed è praticamente l'unica cosa, alla faccia dell'unico, che viene percorsa durante il quejío por Sicilia. Sentiamo adesso un esempio di quejío por Soleá, fatto da un altro gigantone del flamenco, del cante flamenco, Antonio Mairena. D'altra parte, parlando di Soleá, insomma, bisogna fare riferimento a qualcuno che abbia veramente molto chiaro di che cosa si tratti. Quindi Antonio Mairena mi sembra probabilmente l'esempio più calzante, senza togliere niente a nessuno. Anche nella Soleá sentiamo assolutamente l'essenza della scala flamenca e appunto l'essenza della cadenza andalusa. È un po' come un'altra faccia del quejío di Sicilia che abbiamo sentito prima, totalmente diverso perché si tratta comunque di un genere musicale diverso, ma molto molto vicino come emozionalità, come sentimento e soprattutto molto vicino per quello che riguarda il cuore che il cantaor ci deve mettere cantando. Proseguiamo con un altro quejío super importante, un quejío por Malagueña, fatto niente po' di meno che dal creatore di uno stile molto importante di Malagueña, Antonio Chacón. Antonio Chacón fu un innovatore, un cantaor di una importanza storica tremenda che diede un impulso pazzesco a moltissimi cantes, quindi
È un personaggio di tutto rispetto che devi assolutamente conoscere. Antonio Chacón, pur non essendo di origine gitana, diede un impulso tremendo al cante flamenco, portandolo in una direzione di maggiore diffusione, perché lo portò su dei palcoscenici più grandi, anche su dei palcoscenici internazionali, cosa che ovviamente a molti gitani e a molti flamenchi non piacque, perché la considerarono un po' come un risciacquare il cante flamenco e farlo diventare troppo imbellettato o troppo canzone e poco cante. Fatto sta che comunque la sua Malagueña è molto molto toccante, e ascoltare il quejío ci tocca profondamente. Proprio tipico il quejío di Malagueña, comincia con questo gia gia ai, che non è soltanto ai, ma c'è questo gie subito prima. Chissà chi lo avrà inventato, magari lo stesso Chacón, però non credo che ci siano testimonianze a riguardo. La cosa però mi ha sempre molto incuriosita. Comunque anche in questo caso si sente proprio il decorso della scala flamenca, e sul finale appunto del quejío si sentono chiarissime di nuovo le note della cadenza andalusa. Quindi questa è proprio qualcosa che ritorna tanto forte in questi quejíos basati proprio sulla IAI. D'altra parte sono cantes più antichi e più, in spagnolo si direbbe dolidos, più addolorati, che sono sicuramente quelli più legati all'anima più profondamente andalusa e più profondamente gitana, e perciò più profondamente flamenca. In questo elenco di differenti quejíos non può mancare senz'altro un riferimento ai cantes del Levante. E ho scelto una interprete che io reputo sempre meravigliosa, qualunque cosa canti, che è Carmen Linares, che ha una cultura personale molto radicata nei cantes del Levante, essendo appunto della zona di Jaén. Il suo paese, Linares, è proprio in provincia di Jaén, quindi siamo, diciamo, nella parte est dell'Andalusia. Ti faccio sentire questo quejío di introduzione, che suona in una maniera molto particolare. È sicuramente una taranta, però è una taranta minera. È come un palo a metà strada tra la taranta e la minera. Non sono molti gli esempi di questo cante, anzi sono decisamente pochi. Però se conosci la taranta e conosci la minera, in questo quejío sentirai assolutamente parti di tutte e due queste cose. Mentre il quejío por Siguiria o anche quello por Soleá sono abbastanza un urlo, soprattutto quello di Siguiria, proprio un urlo di dolore, i quejíos dei Palos del Levante sono più simili ad un lamento quasi di qualcuno che è rassegnato nei confronti di una vita molto dura e molto difficile, che era quella appunto delle zone minerarie e del lavoro all'interno delle miniere. Anche in questo caso stiamo girando intorno alla cadenza andalusa e stiamo lavorando sulla scala flamenca. Ti ho appena parlato della minera, e siccome è un palo che non è poi così tanto diffuso,
perché è localizzato proprio nella zona di Murcia, in particolare nella cittadina della Unión, dove si tiene questo concorso di cante flamenco super importante, proprio dedicato ai cantes minerari, ai cantes de Levante. Ti faccio ascoltare questo quejío por minera, fatto da Jeromo Segura, che, benché sia di Huelva, ha approfondito talmente tanto i cantes de Levante, ed in particolare i cantes di Murcia, che è davvero un esempio molto molto aderente alla tradizione di lì. Faccio notare quanto siano lunghe e incredibilmente sofferte le note di questo quejío. La melodia è precisissima e fra l'altro nel concorso della Unión non si permette ai cantaores di fare nessuna variazione su questo quejío, che deve essere proprio ripetuto tale come lo stai sentendo in questo esempio. Questo concorso infatti garantisce il mantenimento di una tradizione il più precisa possibile a se stessa, quasi maniacalmente, con l'intento proprio di conservarla. La voce viene mantenuta per una quantità di tempo assolutamente improponibile. Se per curiosità provi a emettere la tua voce contemporaneamente a quella di Jeromo Segura in questo brano, ti accorgerai che è quasi impossibile emettere la voce così a lungo. Eppure è proprio una caratteristica di questo quejío ed in generale del cante por minera molto particolare, molto peculiare, che aggiunge al flamenco, diciamo, degli aspetti particolari, degli aspetti diversi da quelli che trovi in altre zone. In questo piccolo elenco di cantes che iniziano con una sorta di aieo o con un vero aieo, non possono mancare anche altri esempi, che davvero sono un po' differenti. Prova a sentire questa cagna. La cagna è un cante speciale, ne parlerò sicuramente in altri podcast, che ha una caratteristica, quella di essere intervallato da diverse ripetizioni di I. Sì, la vocale I, utilizzata diverse volte, in maniera particolare, proprio peculiare, sia por cagna, sia por policagna, sia por polo. Ma appunto ne parleremo in altri podcast. In questo vorrei proprio portare la tua attenzione sulla introduzione della cagna. Il cantaor inizia e presenta la sua intonazione entrando poi con i famosi i di cui ti parlavo un attimo fa. Sentiamo questo esempio che è molto interessante perché è fatto niente poco di meno che da Enrique Morente, fra l'altro con la chitarra degli Abichuela, quindi garanzia di tradizione e di qualità. Come senti, l'atmosfera è davvero molto diversa da quello che abbiamo sentito prima. C'è una maggiore leggerezza e sicuramente un minore senso di dolore, di tristezza. Quindi diciamo che questo ai o questi i sono in un altro campo dello spettro delle emozioni dell'animo umano. Ti faccio solo un altro esempio, perché in tutto questo non poteva mancare anche il riferimento a qualcosa che apparentemente non ha niente a che fare con il dolore, che è tutto il campo della famiglia delle cantinas. Le cantinas sono dei palos del flamenco, diciamo centralmente ubicati nella regione di Cadice, nella zona proprio della città di Cadice e dintorni,
che parlano di temi sempre molto più positivi rispetto a tutto il resto che abbiamo trattato sino ad ora in questo podcast. Sono quindi palos solari, allegri, si svolgono preferenzialmente sulla scala maggiore o quantomeno intorno alle note della scala maggiore. Qui ti metto un esempio, che è una salita del cante por caracoles. Sentirai che sì, ci sono degli i, degli ai, ma l'atmosfera è davvero un'altra. Ti faccio sentire questo strano esempio per farti capire che il flamenco non si può tagliare con il coltello. Fino a qui è così, da qui in poi è cos'ha. Si tratta di una forma molto creativa, di una tradizione orale, quindi si può dire che ogni cantaor in realtà porta il suo contributo, fa quello che sente, fa quello che fa parte del suo patrimonio personale, della sua eredità familiare, dei suoi gusti, del suo momento creativo, di quell'attimo in cui sta cantando. E poi magari qualcuno lo sente cantare, quella cosa piace e diventa patrimonio comune. Quindi è molto interessante vedere come una cosa può fluire nell'altra senza appunto soluzione di continuità. Qui abbiamo un esempio tutto sivigliano di un bravissimo cantaor che è José Menese e di un chitarrista, anche lui bravissimo, espertissimo nell'accompagnamento del cante flamenco, che è Antonio Carrión. Fra l'altro Antonio Carrión è super appassionato di cante, ma davvero super. Lui stesso avrebbe probabilmente voluto essere un cantaor, quindi ha un gusto molto speciale nei confronti del cante. Non aggiungo altri esempi di salida del cante che utilizza appunto la IEO. Non perché non ci siano, perché ce ne sono tantissimi, ma più che altro perché credo di averti già così dato un panorama abbastanza ampio perché tu possa riflettere e approfondire le tue conoscenze, soprattutto intuitive, sul flamenco. Sono Sabina Todaro, mi occupo di flamenco e di danze e musiche del mondo arabo dal 1985, insegno baile flamenco a Milano dal 1990, tantissimo tempo, caspita. È un lavoro bellissimo sulle danze e musiche del mondo arabo che ci aiuta a tirar fuori le nostre emozioni attraverso il movimento che ho chiamato Lyrical Arab Dance. Quando le persone non amano il flamenco, o meglio, quando non lo conoscono, molto spesso dicono: "Ah, ma il cantante quando canta flamenco si lamenta. Forse al mal di pancia", la classica frase, no? Per prendere in giro il cantaor. Bene, invece per le mie orecchie, questi suoni mi portano come più all'interno di me stessa. Non li vivo come un urlo di dolore o come qualcosa di triste, ma qualcosa che riporta la persona proprio alle origini di se stessa. Un po' come dire più vicino all'essenza della vita, più vicino all'essenza delle cose. Imparare a mettere attenzione a questo è molto importante, difatti comunque rompo sempre le scatole, quei poveretti dei miei allievi, sul fatto di ascoltare, di lasciarsi permeare dalla musica e in particolare, in questo caso, dalla salida del cante con gli i o con gli ai. Sono suoni molto primordiali che entrano davvero facilmente dentro di noi e richiamano delle memorie che sicuramente tutti abbiamo, legate a degli aspetti molto emozionali della nostra vita e della nostra esperienza. Ascoltare un Quejío por Siguiria o por Soleá è fondamentale per riuscire poi effettivamente a ballare su quel palo. Ovviamente io sono di parte, faccio sempre un discorso legato al baile, ma penso che se non ci fosse il Quejío sarebbe molto molto difficile entrare in una Siguiria. Anche per noi che balliamo, non solo per il cantaor che deve cantare. Anzi, credo che per il cantaor sarebbe assolutamente impossibile cantare una sigiria senza fare un quejío. Comunque, non sono cantaor, quindi non posso realmente certificarlo. Fatto sta che non ricordo di aver mai sentito una sigiria senza quejío. Sarà un caso. Sono io che non mi ricordo.
Tutto può essere, ma credo che veramente non esista. È interessante come comunque questa sillaba ai venga utilizzata anche in palos, appunto come i caracoles o altre cantinas, che non sono minimamente tristi, ma il flamenco è un po' veramente lo specchio della vita. Non si identifica mai totalmente con una sola emozione per volta. C'è sempre un piccolo mix di varie situazioni emozionali. Per cui se l'emozione prevalente è la gioia, è il divertimento, è l'ironia, c'è sempre un piccolo retrogusto di malinconia, di tristezza, di rabbia, insomma di emozioni tra virgolette negative. E lo stesso accade al contrario. Il flamenco non si identifica mai con un'emozione sola, esattamente come fa la vita. Anche nella vita abbiamo tutti passato dei momenti di grande tristezza, ma non ci siamo identificati con la tristezza. C'è sempre questa distinzione. In questo momento sono triste, ma io non sono la tristezza. In questo momento sono allegro, ma io non sono l'allegria. Il flamenco questo lo sa. E persino con questo strano uso dell'aieo ci viene incontro a ricordarcelo.